affettuoso a te. Professor Doglietto, quale mi lega un'amicizia e una conoscenza dall'epoca dell'inizio dell'era di Trabucco, per così dire. Ma voglio ringraziare anche il professor Negro e naturalmente Parviz Hamid, con il quale pure ci conosciamo tanti anni. Ma Paolo Negro, sono veramente felice di quello che ha detto prima, perché è fiero, lo si vede, del nostro capitolo italiano di chirurgia della European Hernia Society, e che inaugura proprio oggi la scuola italiana nazionale, la prima sulla chirurgia della parete addominale, prima in Europa, quindi prima degli altri nostri colleghi stranieri. Allora, un rapido background: come mai abbiamo pensato di, in Europa e con la European Hernia Society, di iniziare uno studio randomizzato multicentrico controllato su due tecniche, una assolutamente nuova che è la Liechtenstein senza suture e l'altra invece consolidata? Allora, i motivi nascono in realtà da quello che è successo negli ultimi anni in letteratura, cioè se si guarda, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, all'outcome, ai risultati della chirurgia dell'ernia inguinale, vediamo che la recidiva è crollata decisamente e è aumentato moltissimo il tasso di incidenza della nevralgia postoperatoria, indipendentemente dal tipo di chirurgia. Ma non soltanto il dolore cronico, il numbness, quindi le turbe della sensibilità, e il discomfort postoperatorio. Se teniamo presente che in Italia facciamo 170.000, e forse da quest'anno saranno anche 200.000 interventi all'anno, negli Stati Uniti 2 milioni di interventi all'anno, dal punto di vista epidemiologico questo assume un'importanza enorme, questo argomento. Perché però c'è questa grande variabilità di riferimenti in letteratura? Il motivo di questa consensus conference inizialmente è esattamente questo. Noi dobbiamo chiarirci sulla nomenclatura, su quello che è la valutazione dei risultati, di come si valuta anche il dolore postoperatorio. Ma al di là di questo, di fatto c'è una grande variabilità dal punto di vista dei riferimenti bibliografici. Con la European Hernia Society, all'inizio di questo studio che è iniziato 4 anni fa, abbiamo con i nostri statistici valutato che l'indice di post-operative complex syndrome arriva al 25%. Significa un paziente ogni 4. E se partiamo dal presupposto che l'intervento di Liechtenstein è il più diffuso non soltanto negli Stati Uniti e nel mondo intero, ma anche in Europa, quindi in questi paesi dove noi abbiamo eseguito questo studio, ed è senza dubbio l'intervento golden standard, noi dobbiamo presumere da questo che la maggior parte della nevralgia postoperatoria deriva da un intervento di Liechtenstein. Perciò noi dobbiamo confrontarci con quello che riteniamo il golden standard, cioè l'intervento di Liechtenstein. Se guardiamo solamente ai riferimenti bibliografici dell'intervento di Liechtenstein, voi vedete una variabilità enorme, da uno 0,7% a un 43,3%, senza entrare nel dettaglio del livello di evidenza di ciascuno di questi lavori o del grado di raccomandazione, ma questo è quello che è la chirurgia sul campo, cioè quello che in tutti i giorni noi andiamo a vedere. Che cosa abbiamo pensato allora? Abbiamo pensato che probabilmente la Liechtenstein, che è caratterizzata in tutto il mondo dallo stesso tipo di protesi, è caratterizzata dallo stesso tipo di fissaggio della protesi, cioè dei punti in riassorbibile sul tendine congiunto e in filamento non riassorbibile sul legamento inguinale. Abbiamo pensato che i punti forse possono essere responsabili di questa sintomatologia, di questa situazione. Questo è solamente l'ultimo dei 50 interventi che negli ultimi anni personalmente ho realizzato su sindromi dolorose croniche postoperatorie, e questa è la dimostrazione di quello che noi pensiamo sempre. Questo è un punto che incarcera completamente un nervo ileopogastrico completamente sano, cioè sano, integro, non sano. Perché poi confrontare questo intervento con un intervento in cui utilizziamo la colla di fibrina? Perché la colla di fibrina è una colla che allo stesso tempo dà un'ottima garanzia, come vedremo e abbiamo visto precedentemente all'inizio di questo studio, ai fini della recidiva, che comunque resta un'incognita o restava un'incognita quando abbiamo cominciato questo lavoro, e contemporaneamente ha una capacità adesiva importante che può sopperire quindi all'assenza dei punti di sutura. Ovviamente abbiamo visto in letteratura quello che si andava dicendo: non c'è nessun livello di evidenza molto elevato sui lavori sulla colla fibrina, perché è troppo recente l'introduzione di questo argomento, ma se andiamo a guardare la maggior parte di questi lavori che confrontano tecniche, non importa che tipo di tecnica, vedremo non soltanto la Liechtenstein,
con sutura o senza sutura e con colla di fibrina, il vantaggio riportato da questi studi retrospettivi è evidente: 0%, 4-3%, 12 verso il 4,5%, 37 verso l'11,4%. Vedete, questo è sempre Liechtenstein, il lavoro di Hidalgo abbastanza noto. Oppure nelle tecniche plug and patch, 3,5 verso il 22, oppure ancora nella chirurgia laparoscopica. È uniforme la voce di riferimenti bibliografici in letteratura che anche in chirurgia laparoscopica, che di per sé dà meno dolore postoperatorio dopo la riparazione di ernia inguinale, l'uso della colla di fibrina diminuisce ulteriormente il dolore. Questa era la mia casistica, ed è la mia casistica inclusiva degli ultimi casi con la colla di fibrina, gli ultimi anni, e vedete che il mio assessment dove postoperatorio si assesta intorno al 7,8%, che non è poco in ogni caso. Ma come mai mi ero convinto a proporre poi all'azienda con la quale abbiamo condotto questo trial, a questo studio? Perché precedentemente abbiamo avuto questi risultati. Io avevo visto un abbattimento enorme del dolore medio grave a distanza, per cui mi ero convinto che, contemporaneamente alla visione che la recidiva aveva lo stesso indice, per la verità, convinto di questo, ho proposto alla European Society, all'azienda, questo tipo di intervento che vedete qui.